Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio in baracchetta. Qua non c'è scritto più rock però. Buon pennarello su Patek. Ecco fatto. Avete sentito il buon Giacomo che mi suggeriva il pennarello, simpatico, spiritoso. Questa è la baracchetta degli orologi dove si vendono oggetti metallici per le scimmiette golose. E a proposito di scimmiette golose, abbiamo l'amico Piero, che lui più che scimmietta golosa, diciamo che è il lettore goloso, perché lui i termini che conosce lui non li conosce nessuno. Come interpreta le domande lui, non le interpreta nessuno. L'addizione che ha è veramente perfetta. Secondo me tu le pensi la sera e ci aiuterà qua in questo caso qua per leggere le vostre domande che avete fatto su Instagram. Ho aperto una storia su Instagram, voi avete fatto delle simpatiche domande, a volte non tanto simpatiche ma pur sempre utili per capire come sta andando questa nostra passione, questo nostro simpatico hobby, come diceva Mike. Buongiorno. Dai Piero, direi di leggere la prima. Ciao amici, un caro saluto a tutti. Oh, bravo. Allora, Andrea Piccioni, che modelli ci sono con dial... No, scusate. Allora, Andrea Piccioni, che modelli ci sono con dial di colore viola oltre al King Seiko? Cercavo un quadrante viola maschile. Oh. Allora, il vero viola che esiste in commercio è lui. È quello che ho recensito io, questo. Sì, poi tra l'altro c'è il Norcane da 37 mm, esiste anche una colorazione. Sì, è vero. Possiamo dire viola che però tende un pochino al purple, diciamo, sì. È una via di mezzo tra quei due colori lì. Io per esempio qui, giusto per darvi un'alternativa, ho portato un Edox, questo è il 38 mm. Oh, faccio vedere un po' la differenza di tonalità. Ecco, è un pochino più mosto, vinaccia. Sì, ecco. Skin diver, però ecco, dà un pochino più, è un violetto che tende un pochino più al vinaccia. Sicché il viola non è un colore in orologeria ancora usato tantissimo. È anche vero che ormai abbiamo visto di tutto, di più, la tendenza è andare a cercare sempre colori nuovi, sempre colori alternativi. Chissà che dopo il King Seiko tante altre aziende non si lancino. C'è neanche uno che qua non ci abbiamo, che però è molto famoso. È il Vulcan Nautique, l'ha fatto che è viola. No, allora se vogliamo dirla tutta, però ovviamente poi cambiamo anche le fasce prezzo, esiste un orologio che tanto penso che a questo punto sia anche esaurito perché era una produzione contingentata. Esiste uno Zenith Defy che si chiama Ultraviolet. Ah, sicché più di così... Questo qua non è viola. Allora, ho preparato anche questo, poi ci sarà una domanda dopo, anche questo è, sì, lo potremmo definire un viola con però dei riflessi leggermente più accesi che danno, se vogliamo, più verso il bordeaux, è un colore con dei riflessi un po' rosacei dentro, non lo so se definirlo proprio viola. Questo qua è King Seiko che mi piace di più di tutti a me, l'ho sempre detto, quello col bracciale così, con sì. Con questo stacco qua che in un primo momento sembrava brutto, invece no, proprio più bello. Sì, questo qua è un altro tipo di viola, ma e poi anche come prezzo si va un po' più su rispetto agli altri due amici simpatici. Sì, siamo a 2000 euro di listino, si chiede ancora. Vabbè, comunque, di viola, insomma, cominciano ad esserci anche di viola, dai. Sì, assolutamente. Gianluigi, ciao a tutti, ma quel fantomatico bracciale in acciaio per il Vulcan Nautique, è possibile vederlo? È arrivato, sì. Io è la prima volta che lo vedo. Allora, qui ovviamente abbiamo il bracciale che si può acquistare ovviamente singolarmente, come vedete arriva con le sue anzettine per poterlo montare, perché gli altri cinturini in gomma che venivano montati hanno l'anzetta con lo sgancio rapido, sicché non si può staccare, sicché gentilmente la Vulcan rimanda anche le anzette nuove da montare sul bracciale. Quello lì è il bracciale. Oh, allora, la particolarità qua è che hanno fatto, a parte che la qualità costruttiva è eccellente. Sì, il bracciale. Ma c'è anche la regolazione fine ingegnerizzata. Ottimo, questa è una cosa che non sapevo. Sì. Basta premere qua e si può regolare. Adesso è tutto impellicolato, quindi non si può, non funziona. Ecco, il design di questo bracciale ha suscitato dei pareri controversi perché piace e non piace.
perché è particolare. Potevano fare il classico, ecco, gli va dato atto che potevano fare il classico chicchi di riso, come fa anche il porco, come si suol dire, oppure qualcosa di più originale ispirato agli anni 70, e l'hanno fatto, eccolo qua. A vederlo dal vivo non è mica poi così brutto, eh? Perché io pensavo fosse peggio, sai? No, tra l'altro vi ho preso anche un orologio già montato. Ah, sì? E questo per farvi vedere intanto che il bracciale si integra perfettamente dentro la cassa. Ecco. Questo è un lato positivo, non ci sono fonti di aria, sembra quasi un integrato. È vero, questo perfetto. È veramente interessante. A mio parere il bracciale lo trovo innovativo, molto bello, un po' diverso dal solito, come dicevi prima. L'unico dubbio che ho su questo bracciale è la lunghezza, che ovviamente ne crea anche la sua particolarità estetica, la lunghezza delle maglie. È vero. Sono molto lunghe, sicché in fase di messa a misura può creare degli scompensi a secondo delle misure dei polsi, che non è che i polsi sono 17, 18, 19, 17 e mezzo, 17 e 6, sicché in fase di regolazione una maglia molto lunga può dare dei problemi. È vero che qui abbiamo la microregolazione, tra l'altro retrattile. È lunga, cioè copre più. Sì, sì, è molto lunga, però anche qui dovremmo interpretare perché è stata fatta quella chiusura lì. È stata fatta perché stiamo parlando di un diver e quella lì è la prolunga, ovviamente ingegnerizzata in maniera diversa per metterla sopra la muta, o è una sostituzione alla microregolazione? No, è una regolazione, dai, è una regolazione questa. Ok, allora se la interpretiamo come regolazione abbiamo un bel gioco sotto, di conseguenza la lunghezza delle maglie può essere compensata dalla è promosso, io guarda, ero già pronto per stroncarlo perché quando l'ho visto su internet ho detto ma come, ma perché... È promosso. No, non è brutta, non mi piace come tantissimo la dimensione della cassetta. Capisco che sotto alla microregolazione col pulsante, sicché ovviamente ha bisogno di una struttura per creare tutto questo lavoro sotto, l'avrei preferita un pochino più piccola in modo che rastremasse insieme al bracciale. Però ecco, sono dettagli, anche vero che la chiusura rimane sottostante, non si vede. Va bene, abbiamo capito che stamattina sei particolarmente critico. No, critico no, perché poi alla fine il bracciale è bello e particolare, sicché ecco, non, assolutamente no. Però se vogliamo fare un'analisi. Max Sant 75. Ciao mitici, soprattutto l'amico Piero e le sue ciofeche. Sarebbe possibile vedere una prova al polso di Davidone del nuovo Marf braccialato di Hamilton? Grazie. Ma certo. Quindi, togliamo l'orologino qua simpatico, l'orologio del giorno, piripim piripim, bello. Scusate, come vedete gli orologi sono tutti nuovi, pellicolati, addirittura hanno ancora il cartellino, io lo tolgo per agevolare, se no poi Davide sapete che non sa, non è pratico, non si intende d'orologi. Vuol dire il tuo lavoro, spellicolare è il tuo lavoro. Oh, eccolo qua. Allora io in un ultimo video degli appassionati che mi hanno mandato c'è stato uno che ha fatto una roba obbrobriosa che ha messo sull'Hamilton Marf il bracciale del Seiko Alpinist, cioè... E quindi c'è la clasp marchiata Seiko, non perché sia Seiko, ma anche fare il contrario è veramente... Eccolo qua, mi tolgo anche il guantino per farvi vedere come sta. Finalmente è arrivato braccialato. Ma c'è anche bianca sta versione, vero? C'è anche bianca e l'ho preparata. Ecco, adesso col bracciale, io quando ho fatto la recensione infatti auspicavo un bracciale in acciaio, va a rappresentare la terza alternativa al Khakifid, all'Expedition e ora al Marf. Ci sono tre tipologie differenti, leggermente differenti, ma che tutte e tre stanno bene al polso e rappresentano l'orologio sportivo. Sì. Bello. E qui avremmo la quarta. La quarta, via. Però io, però poi dopo mi dici che sono critico. No, ma anche in questo caso forse anch'io sono un po' critico. Allora, il Marf ovviamente lo interpretiamo come orologio scuro, il bianco è un'alternativa, però a mio parere è come vedere il moonwatch bianco che è stato fatto, io non lo concepisco, perché nell'idea comune, comunque sia legata alla storicità del prodotto, c'è il nero, allora vuoi fare un allargamento di linea per accontentare tutti, vuoi creare un bianco, però... Allora, devo dire la verità, è un orologio bellissimo il Marf bianco. Si legge anche, guarda, sì, pensavo non si legge. È veramente bello, molto più elegante rispetto al nero, però secondo me non è un Marf. Allora, se l'avessero chiamato in maniera diversa, l'avessero messo in collezione, secondo me era un orologio ottimo.
In mezzo ai Marfa, secondo me, non ci fa niente. Pensa un po' a uno che magari è un fan, un estimatore di Hamilton, e c'ha il khaki field nero, magari c'è l'Expedition nero, e magari la soluzione giusta è questo qua, il Marf bianco. No, ma l'orologio assolutamente è bellissima. Non, ma questa questione qua arriva col bracciale, no? No, sì. Allora, però è stata inserita. Volendo si può ordinare il bracciale del nero e mettercela, quello è fattibile. Sì, potevano farlo già direttamente loro, perché cosa gli gusta? Allora, mi è mancato, ho peccato in una cosa. Avevo anche il Marf cinturinato. Mi sono scordato di metterlo sul piatto, perché a mio parere il Marf cinturinato rende molto di più rispetto al bracciato, sì. Però è una mia impressione, un mio gusto. Come sapete, il gusto è soggettivo e varia da uno all'altro. Però secondo me è meglio avere un bracciale suo e poi decidere di mettere il cinturino dopo. Ma sì, anche perché poi prendono un aftermarket, puoi giocare anche con la personalizzazione del cinturino, non magari marchiato Seiko. Ecco quello, magari evitiamolo. Riccardo Cuor di Leone, un saluto al mitico Davidone. Volevo però fare una domanda al buon Giacomo. Al momento come valuti l'andamento del mercato degli orologi? Si riesce a vedere la luce in fondo al tunnel? La luce intorno al tunnel no, perché secondo me il mercato ha degli andamenti che dipendono da molti fattori. Per assurdo, scoppia una guerra dall'altra parte del mondo, comunque sia il mercato economico ne risente, c'è una contrazione dal punto di vista delle spese. Come sappiamo, noi siamo tutti appassionati, questa è una passione che ci esalta, però poi facciamo i conti con le nostre economie, con il nostro portafoglio, e quando c'è da dare priorità ad altre cose, purtroppo l'orologio passa in cavalleria. Però ti devo dire una cosa, io intervengo perché in questi giorni, 2 o 3 giorni fa, c'è stato un intervento del governo cinese a livello economico che ha fatto schizzare il mercato finanziario cinese e dà segni di ripresa. Potrebbe essere l'inizio. 1,2 miliardi di persone fanno il mercato, che poi dopo si porta dietro tutto, no? Potrebbe essere il momento in cui si ricomincia a ingranare qualcosa. Sì, diciamo che si risente in questo. Il segmento che ha subito più contrazione ovviamente è quello del lusso. Si parla di cifre molto costose, tra l'altro negli ultimi anni lievitate a dismisura, e condizionate da un altro prodotto. La grande richiesta del dopo Covid del prodotto orologero ha fatto sì che c'era una sovrapproduzione e secondo me anche una sovrastima anche a livello economico del prodotto. I prezzi sono lievitati a dismisura, un pochino frutto dei rincari che ci sono stati dopo la guerra Ucraina-Russia, e un pochino secondo me è fonte anche di approfitto, perché la grande richiesta ha fatto sì che le aziende forzassero anche un pochino questo aumento di prezzi. Logico che finché l'economia va a gonfie vele, bene, come c'è un po' di contrazione, ovviamente il mercato. Tutte le aziende ora sì dovranno ritarare, e la prima cosa che dovranno fare è ridurre le produzioni. Ci sono state, se avete visto, se leggete un pochino le notizie economiche, i grandi gruppi tipo Richemont, ma anche Swatch Group, che hanno dichiarato che a causa della contrazione dovranno ridurre notevolmente la produzione di orologi per riproporzionare anche quello che è la domanda offerta, semplicemente questo è un... Per quello che ti dicevo, che se riaumenta la domanda in Cina si potrebbe anche riniziare. Ma bisogna vedere con che numeri di percentuale aumenta, perché la crisi non è italiana, non è europea, ma è una crisi globale. Si prevede che l'America avrà grossi problemi economici verso la fine dell'anno, ci siamo quasi, i prossimi mesi, e di conseguenza le aziende non è che producono solo per l'Italia, producono per un mercato globale, che ti cala l'America, ti cala l'Asia, ti cala l'Europa. L'unico paese che in questo momento sta dando dati di crescita è l'India. Sicché se cresce l'India, ovviamente anche quello lì è un paese super popolato, è logico che si possono reindirizzare parte delle produzioni là, ma non penso che ci sia riapertura di produzione. Sicché vediamo nei prossimi mesi che cosa succede. Meno tocca la crisi per quanto riguarda quel segmento, diciamo, fino ai 1.000 euro.
Ecco, fino ai 1000 euro ancora si va a gonfie vele perché il pubblico a cui si affaccia questa fascia prezzo è molto più numeroso. Dai 1000 ai 2000 leggera contrazione, diciamo dai 3000 euro a salire si sente ovviamente una contrazione molto forte. È per questo che io ho riaperto anche la possibilità di fare le permute. Per dare la possibilità a tutti quegli amanti degli orologi che magari negli anni hanno comprato, magari hanno fatto anche acquisti di impulso, di poter effettuare delle permute e magari crearsi quel piccolo scalino per rinnovare la propria collezione, per poterla far crescere anche a livello di qualità di prodotto. Dici, do un diatronologio da 1000, magari che ne voglio comprare uno da 3000 e così metto un po' di differenza e diciamo che la qualità della mia collezione è Certo. aumentata. Daniele, perché la scelta ora di fare diver da 39 mm? Che senso ha? Per prendere anche una fetta di gentil sesso? Volevo prendere un Mido Ocean Star e provandolo in pratica scompare, polso 19 deluso. Ah, scusami, adesso la leggo un attimino io. Ora la reinterpreta, aspetta. Perché la scelta ora di fare diver da 39 mm? Che senso ha? Per prendere anche una fetta del gentil sesso? Volevo prendere un Mido Ocean Star e provandolo, in pratica scompare, polso da 19, deluso. Allora, qua il discorso mi sembra un po' una provocazione, perché non è che se ti fanno il diver da 39, da 37, da 36, poi non ti fanno più di quelli da 42, da 44, da 45. Ci sono per tutti i gusti. Quindi, chi vuole il diver da 39, che non è necessariamente pubblico femminile, perché io il legend diver da 39 ce l'ho, prende da 39. Chi vuole quello da 42, c'è quello da 42. L'Ocean Star da 42 c'è, esiste, no? Sì, non l'ho preparato perché pensavo che fosse una domanda per Sì, rispondere. ma è un po' una provocazione. Diciamo che un pochino per moda le aziende, anche per creare diversità all'interno dei cataloghi, stanno spingendo sulla riduzione delle misure. Un pochino era anche un'esigenza che avete chiesto voi, Certo. appassionati collezionisti. Io e Davide abbiamo, Davide meno perché gli piacciono orologi piccoli, io ho sempre sostenuto che il diver debba avere una certa struttura, sicché rimpicciolirlo troppo, come anche i pilot, queste tipologie di orologio, secondo me ha poco senso. È anche vero che mi sono accorto che la media del polso italiano è 17, cioè sono polsi molto piccoli, a differenza magari di altre nazionalità dove hanno polsi più grandi, tipo gli americani, i russi e via dicendo. Sicché diciamo la tendenza è un po' questo. Gentil sesso, produzione per il gentil sesso? No, perché per assurdo la donna quando ama l'orologio osa molto di più degli uomini e porta orologi anche molto più grandi rispetto magari al marito, al compagno o al fidanzato. Sicché è tutta una questione di moda. Se pensate che fino a poco tempo fa l'orologio più piccolo che si trovava in commercio erano i 42-43 a salire. Addirittura c'era la moda del Panerai 44-45, eppure tutti lo portavano, tutti sfoggiavano il suo Panerai. Allora, non è che si sono rimpiccioliti i polsi negli ultimi anni, è cambiata un po' la moda, la tendenza, le esigenze del Ma pubblico. vedrai che cambierà, perché è come quando è estate, dopo un po' che è estate hai voglia d'inverno, quando è inverno dopo un po' hai voglia d'estate. Ora siamo nel range degli orologi un po' piccoli, sottodimensionati, vedrai che fra un pochino ci si risposterà di là perché siamo stufi. Poi io devo correggerti, non è che piccoli sì, ma mi piacciono anche grandi, come diceva Cicciolina, no? Sì. Cioè 42, 43, cioè, l'Omega Planet Ocean è da 45, quindi mi piacciono anche grandi, mi piacciono, dai. Luca, ciao ragazzi, è possibile vedere il nuovo King Seiko da 36 mm con quadrante rosso? Love. Rosso è quello che abbiamo visto prima. Ah, quello viola lì, Sì, strano. secondo me lui come rosso intende questo. Poi ti ho preso anche una variante che a me fa veramente impazzire. Ah, quella cos'è? Sì, Dimmelo quello. te che colore è questo. Verde. È un. Sì, è un Si dice difficile. carta da zucchero, si dice. Mi sembra tanto carta da Un zucchero ti quello lì. sembra, questo qua la rovescia, aspetta. Oh, va bene, praticamente è lo stesso modello in configurazione quadrante differente. Rosso non, ma esiste rosso? Forse intendeva un altro modello. Va bene, ragazzi, questi qua sono quelli che passa il convento e noi ci dobbiamo accontentare.
Io tra questi due preferisco sinceramente quello lì, con quello azzurrino, verdino, grigetto, insomma quel mix di colori qua, questo qua, questo qua mi bello, piace. È veramente bello, è un colore... Questo qua ha molti riflessi, maggiori riflessi, cangianti, però è anche più originale per chi vuole usare un pochino di più. Vabbè, poi la qualità di questi orologi qua è indiscussa, è indubbia. Belli. Antonio, ciao Beddi, sarà dalla provincia di Messina lui. No, Bolzano. Bolzano. Potrei vedere al polso il Citizen Serie 8, 8,90 quadrante blu, Piero numero 1, che ci dà tante soddisfazioni e fa sempre il suo. Grazie, siete fantastici, love. Ciao Antonio. Ah, non è blu ma è verde questo. Sì, chiedo scusa, il blu in questo momento non ce l'avevo, vi faccio vedere l'analogo. Diverse colorazioni. Ho preso il verde che è quello che si avvicina di più al blu. Altre colorazioni quali sarebbero? Ma per esempio ho laggiù un bellissimo nero, un bellissimo dorato con lunetta gold. Gold, no, oro, la minatura va ovviamente. Va bene questo qua verde così. Non me lo immaginavo. Ho dubbi. Oh, devo levare il guantino perché voglio farvelo vedere per bene. Oh. Eccolo qua. Orologio del quale non mi ricordo. Sì, ho fatto la recensione. Sì. Come sta il polso? Questo qua è il classico esempio. Questo qua quanto è di diametro? Ma non me lo ricordo io. Ma... un 40 sarà. Sì, a vederlo così sì. Questo qua veste anche un pochino di più di 40. Però sta bene. Non è il solito orologino sottodimensionato. Ora ultimamente ho fatto la recensione dello Zodiac 691 da 37. Lo stile un po' gentiano anche questo. Sì, col bracciale integrato così, come va. Un'interpretazione anche un pochino originale volendo. Cioè tutte queste sfaccettature qua sulla cassa che non è che si vedono poi così spesso. Carino. Poi è un Citizen, non costano nemmeno tanto i Citizen. No, questi qua costano 1000 passa, vero? Sì, questi perché hanno il calibro... 8,90. Calibro 9000, sicché... Calibro 9000, 8,90, poi con un po' di sconticino arriviamo fino a 150, vero? Sì, non era 125. Diego, ciao, vorrei vedere indossato il Seiko Prospect Zante 1965 in edizione limitata, se possibile. Grazie, siete fortissimi. Io l'esistenza di questo qua, Zante, che ora non ho studiato, quindi non so chi sia, è un famoso poeta, no? Sì. Quello è Dante. Come sarà Piero? Chi è Zante? Ma nel passato lo chiamavamo Zante. Forse era un pornostar, che te guardi sempre quelle cose lì. Sono i miei colleghi. Ah, i tuoi colleghi. Oh, è proprio bello questo, eh? In questo quadrante si fa anche fatica a riprenderlo perché va a sfumare dal bianco a ore 12 all'azzurro acceso ad ore 6. Bello, stavo bene al posto. A me questa cassa qua di Seiko mi è sempre piaciuta, mi ha sempre fatto impazzire in tutte le configurazioni. Direi che però preferisco forse i quadranti un pochino scuri. Ma e praticamente questa qua è l'edizione limitata di 1000 pezzi. E sono anche numerati sul retro del fondello progressivamente, perché questo è il 468 su 1000. Quindi... Sì. Tra l'altro vi dico una cosa... E questo potrebbe anche rispondere alla domanda che avete fatto prima. 1000 pezzi su un orologio da 1500 euro, come guarda un po'? 1500. Da 1500 euro sono veramente pochi, perché la Seiko è abituata a fare tirature molto più grandi, 3000, 4000. Potrebbe già essere sintomo di una riduzione, di un abbassamento anche di produzione per quanto riguarda le tirature. Poi c'è da considerare 1000 pezzi, no? Uno dice, però non sono mica pochi, 1000 pezzi in tutto il mondo, vuol dire che cioè, negli altri paesi è già qualcosa che arrivano in Italia, perché per il mercato che siamo rispetto al mondo. Sì, non so, perché non mi riesce ancora a capirlo fino in fondo se lo Zante è distribuito a livello globale o è una tiratura solo per l'Europa. Ah, sì? Sì, perché loro hanno diverse tirature per l'Asia, per l'Europa e per l'America, vanno a continenti praticamente e sono una diversa dall'altra. Andrea, ciao a tutti, sono arrivati i nuovi Avenger Chrono 42 mm, si può fare la prova al polso? Amico Piero, sei il numero uno. Ciao Andrea. 44? 44? Sì, 42 non sono ancora arrivati e sto aspettando. Eccoli qua, questo qua è quello da 44, da 42, sempre il discorso di prima, no? Gli orologi dimensionati in una certa maniera, qua si tira a 42 quando loro lo fanno a 44. Come starà il 44? Come starà? Allora, questo qua è un orologio che possiamo considerare quasi
un tool watch, lo vedete, al polso è possente, ma tutto sommato ha il suo senso, perché non è un orologio elegante che deve essere fine, un cronografo in stile vintage come può essere l'Intramatic da 40 mm, un Tissot che fa la riedizione, no? Insomma, è un orologio ex novo, così completamente spesso e ben dimensionato. Poi, quello da 42 probabilmente può essere dato anche a polsi più piccoli, però questo qua lo vedo veramente, veramente, guardate qua che bella anche qua la regolazione fine ingegnerizzata. Vi assicuro che lo spessore di questi elementi dell'orologio è veramente importante. Sì, tra l'altro ha una bella curvatura, anche la cassa, le anse della cassa curvano molto, sicché vanno ad avvolgere bene il polso, una buona vestibilità, pur essendo un 44. Secondo me ci sta su un cronografo, un 44, molto sportivo, anche perché la meccanica è la B01, riduciamo il diametro, ma non vi credete che rientri molto lo spessore. Sicché poi dopo il rischio, riducendo troppo, è che si crei l'effetto tombino. Sui crono purtroppo è una meccanica doppia, c'è la parte cronografica, c'è la parte oraria, sicché il rischio è di creare questo effetto molto brutto, molto spesso sul polso. Dario Manfrotti: ciao a tutti, belli e brutti. In casa Black Pint, ci sono novità? Blancpain. Blancpain. Ci sono novità? Sì. Cosa sono questi qua? Allora, Blancpain, eccolo lì. Mia. La novità è un'espansione di linea. Sono orologi che erano già presenti a catalogo. E venivano già fatti nella versione con cassa acciaio. E ora praticamente c'è stata un'espansione di linea con la cassa, con l'aggiunta della cassa in ceramica nera. Mamma mia. La grande particolarità, che in questo momento non l'ho in casa e vi spiego anche perché, è l'aggiunta anche su questi modelli qui del bracciale full ceramica. È un bracciale molto complesso, che sono tante piccole parti legate insieme. Sapete che poi nella ceramica c'è tanto scarto di produzione, sicché la realizzazione della ceramica e-tech è molto costosa. Però solo il bracciale ha un costo di 9.000 euro, sicché diventa molto... L'orologio diventa stupendo, però diventa stupendo anche il prezzo. Sicché l'ho preso in questa versione col telavela, che mi sembra un pochino più congruo come prezzo. Il verde che vedete esisteva già, l'ho solo riassortito in negozio, perché tra l'altro è il più venduto di queste tipologie qui. È stato aggiunto anche il blu, sono state aggiunte delle altre colorazioni, però in blu ho preferito prendere il calendario completo Fasiluna, che è quello che avete appena visto, perché secondo me è molto più bello. Belli. E ricordiamo che sono tutti calibri di manifattura qua. Sì, tutto manifattura, tutto esce dalla nuova Blancpain, che è la casa che produce per il marchio stesso. Ovviamente sono tutti calibri ingegnerizzati appositamente per questi prodotti. Sono veramente belli, ecco, per chi vuole qualcosa che esce leggermente dalle righe, questi secondo me sono stupendi. Questi qua sono praticamente la rappresentazione di quel settore di mercato che ha sofferto di più. Ha sofferto di più tutto il segmento lusso, poi indistintamente da acciaio, ceramiche, più o meno particolari. Fabio F: buongiorno ragazzi, ho visto sul sito Laco che molti orologi hanno possibilità di essere configurabili. Come funziona la personalizzazione passando da un venditore? Mediamente in quanto tempo poi arriva l'orologio? Grazie per lo spazio, Fabio. Allora, per quanto riguarda il nostro carico da sito, abbiamo messo le versioni basiche col prezzo esposto ovviamente della versione basica. Poi abbiamo individuato tutto quello che può essere aggiunto. La verità è che se volete fare un lavoro molto, diciamo, fatto bene, andate sul sito Laco, dove vi dà già tutte le varie aggiornamenti che si possono aggiungere, tipo il calibro con la certificazione COSC, il fondello a vista, tutta una serie di requisiti che si possono aggiungere
alla base dell'orologio e poi vi dà un prezzo finale, sicché vi potete già fare un'idea in questo modo. Per quanto invece riguarda l'ordine da noi, voi fate la vostra costruzione sul sito ufficiale, poi ci chiamate, ci indicate il modello a cui siete interessati e gli aggiornamenti che volete aggiungere sull'orologio. Per quanto riguarda i tempi, solitamente una quindicina di giorni vi diamo tutti i prodotti che volete con tutte le varie variazioni. Salvo che casa madre non sia in rottura di stock, allora magari stia aspettando il quadrante piuttosto che le casse e allora si allungano un pochino i tempi. Solito discorso, vi leviamo velocemente il dubbio, facciamo un'interlocuzione a casa madre e vi diamo le risposte nel giro di 24 ore. Bruno Sauncella, ciao ragazzi, il Rado Golden Horse 1957 secondo voi si ferma alla limited prodotta o daranno seguito a questo splendido orologio magari con 39-40 mm più adatto al mio polso da 21? Potrebbe essere il mio acquisto del prossimo Watch Meeting al quale parteciperò con tanto orgoglio e tanta felicità. Un abbraccio. Porca miseria quanto è stato lungo sto bruco. Secondo me so che stanno facendo su un mono orologio un pezzo solo appositamente. Scherzo. Se l'avrebbero già iniziato a farlo, a sì, mostrarlo, perché il Golden Horse, quello lì da 37, è praticamente è fuori stock. Sì. Solo te ne hai uno qua. Ce n'è uno là che tra l'altro non esiste più. L'ho reperito in una boutique, Rado, grazie ovviamente a casa madre. Non esistono più, abbiamo già detto tante volte che non sono più reperibili. Mi hanno mandato un pezzo e mi hanno detto: dopo questi non ne vedrai altri. Sicché per chi fosse ancora interessato, perché me l'avete chiesto veramente in tanti, ho l'ultimo disponibile col quadrante rosso degradé. Esistono ancora gli ultimi pezzi ancora ordinabili del verde e del blu, sicché chi lo volesse ovviamente quelli si possono avere. Questa era la prima uscita dei Golden Horse, che erano nero braccialato o rosso cinturinato. Stop, non esistono più. Secondo me no, perché ti ripeto, avrebbero già iniziato a farli, no? Perché ha avuto il tempo, c'è stato, ma è proprio uno di quegli orologi che non rappresenta l'essenza di Rado, va a pescare nell'heritage come ha fatto l'Overpole, no? Sì, allora è stata una discussione che ho affrontato con casa madre più volte, perché l'Italia ovviamente ha avuto un riscontro incredibile sul Golden Horse, come anche su Capitan Cook versione acciaio, ma casa madre, la verità è che Golden Horse è stato venduto solo in Italia, tanto è vero che la tiratura di 1957 pezzi è durata un'eternità. Sì. E questo perché? Perché dalle altre parti del mondo non ha avuto il riscontro da noi, causa dimensioni, perché 37 per l'estero è un orologio troppo piccolo. Per assurdo anche Golden Horse, che è stato venduto tantissimo, non ci sono state grande rinnovamento su quella famiglia lì. E questo perché? Perché la Rado vuole tornare a quella che è la sua specialità, che è la produzione delle ceramiche. Capitan Cook è stata sviluppata, sono state presentate tantissime novità che abbiamo visto anche insieme, ma sulla misura da 43 mm con la cassa full ceramica. Volendo si può avere anche il braccialato, sicché totalmente in ceramica anche il bracciale. E invece è stato fatto un solo colore, che tra l'altro abbiamo fatto vedere anche l'altra volta, che è quell'azzurrino, sulla cassa acciaio. Purtroppo casa madre non vuole rinnovare queste collezioni, non vuole più puntarci tanto. Mi dispiace, perché in Italia avevano avuto un gran successo, però purtroppo le aziende producono a livello globale, cioè un prodotto deve piacere un pochino a tutte le parti. Un marchio deve avere un'identità, perché altrimenti poi se comincia a fare questi orologi qua si va a sovrapporre anche a Longina, a Hamilton, no? Sì. Quindi l'heritage di Rado è quella della ceramica, e vanno sulla ceramica, sullo scheletrato, sulla modernità. Sì. Manuel, ciao al trio, mio nipote farà la cresima a breve e volevo regalargli un orologio che potesse tenere con sé. Avevo pensato ad un classico khaki field, ma non gli piace, mentre ho capito che gli possono piacere i diver. Qualche suggerimento per diver su questa fascia di prezzo? Grazie. Allora,
oltre la fascia prezzo, ovviamente bisogna anche vedere il polso del ragazzo, la misura a cui si vuole andare. Sicché noi abbiamo fatto una cernita, abbiamo preso un Hamilton Khaki Scuba da 40 mm, perché per fascia prezzo e per dimensioni, diciamo, accontenta un pochino tutti. Ora, siccome stiamo parlando anche di un ragazzo, di un giovane, io suggerirei anche la versione quella con il cinturino in gomma, magari colorato, sì. Perché è la cresima siamo veramente a sì. Un'età... Cioè... Dipende, io l'ho fatta a 33 anni la cresima. Bravo. Un mese prima di sposarmi. Allora, se il tuo nipote ha 33 anni e te ce n'hai 224, allora... No, io ripeto, secondo me, supponiamo, no? Se no Piero interviene di nuovo, che sia un ragazzino, quindi secondo me col cinturino in gomma colorato potrebbe essere un'alternativa, altrimenti diver così, anche Yema, ci sono anche degli Yema. Sì, ci sono gli Yema, volendo, ora ci sono i Tissot che hanno fatto un bel prodottino, Mido comunque sia, ci sono un pochino tutte le misure, dipende anche un pochino il gusto, ma soprattutto... C'è anche ragione questo. Sì, fanno l'arancio e il giallo. Fanno l'arancio e il giallo, quelli che dicevi te col cinturino in gomma, che poi ovviamente il ragazzo crescendo può decidere di acquistare il suo bracciale e montarcelo, sicché, ecco. Federico, dress watch moderno intorno ai 1000 euro? Oh, è difficile capire cosa uno intende per dress watch moderno, no? Perché il dress watch serve l'orologio compatto, piccolo, senza lancetta a secondi, sottile, con cinturino in pelle, moderno, per come lo intendiamo noi, secondo me. Poi 1000 è veramente una fascia di prezzo dove, no, tutti quelli si cimentano nei diver, no? Qua, secondo me, il Federico Stunt, come dress watch moderno, lo può essere, perché nonostante le dimensioni 40 mm, che non è propriamente un orologio elegante, 40 mm per la modernità possono essere anche considerati tali. Il suo prezzo di listino è poco sopra i 1000, ma vedrete che, eccomi, con un piccolo barbatrucco qualcosa si fa. No, tra l'altro oggi anche le aziende sono poco propense a investire nei dress watch, nei classici, perché? Perché l'orologio sportivo è prettamente dominante sul mercato e allora ovviamente le aziende tendono a produrre quello che piace. E come ho detto, io sto aspettando il ritorno di una moda prepotente e comunque sia di uno stile prepotente sul classico e su quello che possiamo definire un dress watch. Ecco. C'hai anche degli Eternity a livello di 1000 euro che possono assomigliare a questo qua come modernità, o no? È vero? Il Fabbro, perché non hai menzionato e recensito il Longines Magentic, che a mio avviso è uno dei modelli più belli della collezione Longines? Perché? Però perché? Perché purtroppo a volte le situazioni cogli la palla al balzo, probabilmente in quel momento lì c'erano altri orologi che mi interessavano, prendo questo, quello lì è rimasto al secondo piano, come per esempio non ho mai fatto l'Hamilton Expedition, non mi pare che l'ho fatto, no? Cioè, ci sono momenti nei quali c'è pieno di orologi interessanti da recensire e qualcuno rimane indietro, fatemene una colpa, cioè, cosa ci posso fare? Chiedo perdono. Pietro Masciulli, buongiorno, vorrei un vostro parere sul nuovo Seiko Prospect Speed Timer Pogue. Praticamente quello solare che riprende, l'unica cosa che ha, lo chiamano Pogue, ma perché è il colore che riprende quello del 6139 di una volta. È uno Speed Timer Solar, quindi al quarzo, carica solare, mi sembra che di prezzo va intorno ai 500. Sì, non è carissimo. Se ti piacciono gli speed timer solari, è una versione che può essere interessante perché va a ricordare quella lì del passato, però di più... Il colore è molto bello, ovviamente, che riprende quello, il suo predecessore. È anche vero che è un colore talmente particolare che sul polso può tendere a stufare facilmente, perché è abbastanza vistoso. Mi sembra che funzionano quegli orologi lì, quegli speed timer. Sì, io ne ho avuti tanti, li ho venduti, ora sono senza, le sto aspettando, li ho riordinati. Mi piacciono. La verità è che io avrei optato per una cassa un pochino più in stile vintage. Hanno montato una cassa moderna, molto spigolosa, molto grande di dimensioni. Io avrei preferito qualcosa più in linea con quella vecchia, visto che hanno voluto riproporre il quadrante. Però poi decidono loro e io...
Sì, immaginate un po' se facessero un anche al quarzo, va bene così, però con i due contatori, con un contatore solo. Ma come sì, una volta. Ma su quel colore lì, bravo, facevano quello col contatore ore 6, che era fantastico secondo me. Anche al quarzo lo fai. Ma no, ma allora sul solo tempo col contatore sotto puoi fare anche un automatico, no? Con 4R dentro, a noi ci piace tanto. Sì. Matteo, ciao carissimi, potete fare vedere Federico Stunt Classic Premier da 38,5 e Longines Master Collection Salmone da 38,5 oppure altre alternative simili, nodata, elegante, diametro e spessore contenuto, massimo 3.000 euro. No, allora no, questo qua, ecco, questo qua potrebbe... Master Collection l'ho finito, cioè solo la misura più grande, sicché non ve l'ho preso. Scusami, ma questo qua quanto siamo di prezzo? 1.900, però veniva in mente per l'amico di prima che voleva il dress watch da 1.000 euro, sì. Perché moderno, no, perché siamo anche un po' strano. Ma 1.900... Ci arriviamo a 1.000, no? Ma andiamo a fare il titolo qua, a forza di fare gli sconti. Basta, cambio lavoro. Ah, vabbè, eccolo qua. Tu volevi vedere questo al polso, vuoi vedere? Te lo faccio vedere anche al polso, eh. No, io è la prima volta che vedo questo orologio qua. Io sai che faccio? Compro una spillatrice e vado a fare piercing insieme a Piero. Pa, pa. Guarda che li fa così lui. Ora non ho voglia, ragazzi, non ho voglia di piegare il cinturino perché è un uovo di pacca, quindi ve lo faccio vedere così, al polso sta così. Un bello orologio questo. Sì, molto classico. Molto bello, devo dire che l'amico ha avuto gusto a sceglierlo, perché io non ci sarei mai arrivato, non sapevo nemmeno che esistesse. Bravo Matteo! A parte i numeri forse romani, in qualche filmato passato l'abbiamo fatto vedere, sì? Forse in colorazione scura, perché questo orologio qui esiste di diverse colorazioni. Ah, che bianco così è bello. Bello, molto bello. Ora, nonostante i numeri romani, però messi così solamente ai quarti mi piace, ecco, voglio sfatare un mito, i numeri romani ai quarti mi piace, perché non va a riempire troppo il quadrante tipo campanile di chiesa, no? Così mi piace. 38 questo, eh? Sì. Buono, 1995 da tenere in considerazione, soprattutto per questa lavorazione. Vabbè, senza data, poi, però vabbè, non è un dress watch, potrebbe essere anche il cervo volante, senza data, uno stile un po' più... Sì, sono quei numeri arabi tutti intorno che magari lo fanno spostare dall'eleganza classica formale ad un qualcosa di più sportivo. Vai Piero, sei rimasto estasiato dalla mia eloquenza. Sono rimasto basito. Weiner, ciao, sarebbe possibile vedere il G50 Calamai colore blu con il bracciale? Grazie e complimenti a tutti. No, noi non facciamo vedere quello che ci parano. Io ho un freccia di blu, ho questa versione qui in questo momento in casa, che è il panda blu. Anche perché insomma l'amico Calamai, la produzione va abbastanza a rilento, no? Sì, ovviamente fa quel numero di pezzi a stagione. È un micro brand, lui poi dopo ha la mania del controllo, sicché tutto deve essere perfetto, questo lo porta ovviamente a essere molto meticoloso anche nel controllo dei pezzi e tutto, non avendo personale a disposizione ovviamente tutte le produzioni vanno un pochino a rilento. Quello che è il lato positivo è che avete un orologio pressoché perfetto. Ascolta, a proposito di Francesco Calamai, io ho saputo che qua fino a ottobre ci sarà una manifestazione qua a Viareggio. Sì, c'è una manifestazione a Viareggio legata al mondo della natalità. No, siamo presenti. Siamo presenti con Francesco, noi come negozio, lui come produttore, solo con il marchio Calamai. E tra l'altro in quell'occasione lì dovremmo avere già disponibile anche il GMT. Vabbè. Sì, così ha detto, eh. Poi dopo... speriamo Francesco. Che riesca. Francesco, ora ti devi muovere, l'hai detto. Albert, ciao Davide, qual è secondo te il cronografo Zin più adatto a un polso da 21 cm? Vediamo se riesco a farmelo regalare dalla mia ragazza Marika. Un saluto a tutta la gang. Oh, allora, il polso da 21, poi secondo me puoi indossare qualsiasi tipo di cronografo. Sia quelli da 40 mm da 38 che da 45, perché se sono un po' troppo piccoli, ma magari quelli da 38 no, però qualsiasi tipo di cronografo, dai. Io ho scelto questo per te, secondo me come diametro siamo a 42.
Sì, questo è un orologio che si presta bene un pochino anche a tutti i polsi, Ma che sì. veste veramente bene. Come diceva Davide, con polso da 21 fai quello che vuoi, cioè Poi vai dipende, poi proprio. verso 21 è largo così, è alto così, Tipo come scatoletta di diceva tonno. Rocco. Vabbè, questo qua, allora questo qua ha la particolarità di avere, allora, eccolo qua, come vedete questa qua è la valvola per la deumidificazione della cassa. Eccolo qua, valvola AR si chiama, eccolo qua, c'è scritto anche sul quadrante di solito. Poi, Diapal sarebbe lo scappamento che è rivestito di un materiale particolare, è un tipo di protezione che è attorno allo scappamento e all'ancora. Eccolo qua, secondo me questo qua è un simpatico quadrante, che c'ha anche, una volta tanto, i pulsanti a vite del cronografo veri, eh? Non come No, non lo diciamo, non lo diciamo. come fanno alcuni che li mettono finti perché sono belli, tutti zigrinati, e non mettermeli, dai. Qua sono veri, cioè si avvita perché l'impermeabilità è Fanno quel bel grip che non serve a 20 niente. bar, cioè 200 metri. Te con Sì. questo cronografo qua ci puoi andare a fare i tuffi dal trampolino olimpico. Basta che tu chiuda i pulsantini. Ecco, basta chiudere tutto, vite, tutto bello. Zin è veramente teutonica, come Sì. precisione, come. Yuri, ciao ragazzi, mi fate vedere un po' di Longines che mi piacciono tanto. Saluti anche dai piccoli Ludo e Ma Diego. qui ho spaziato un pochino così. Allora, per la famiglia Spirit, che è una famiglia comunque sì alto vendente, ho preso l'ultimo che hanno inserito, che è lo Zulu. Alto Alto vendente, vendente. eh? L'azzurro, sì, vabbè, lo conosciamo, lo azzurro lo Lo Zulu, conosciamo. questa colorazione blu, se volete avete il verde, il nero, sapete che è una famiglia ricca anche come dimensioni, diametri. C'è anche in titanio. Sì. Bello, lo azzurro, che l'avevo fatto recensione anch'io, è un classico. GMT con il calibro, ricordiamo che a differenza di certi GMT, questo qua è quello travel, cioè nel quale si sposta indipendentemente la sfera ore rispetto a quella GMT. Poi qua abbiamo sempre per gli amici della Sì, Longines. poi sempre per linea Master Collection, che è una famiglia molto vasta, veramente dove potete trovare, se vi piace quel tipo lì di cassa, soluzioni per tutti i gusti. Io ho preso questo perché è un calendario completo, fasi luna, cronografo, no, fasi luna, sì, fasi luna, cronografo, cioè questo che più ce n'ha più ce ne metta, e tra l'altro cassa da 40, sicché anche portabilità eccezionale, colorazione grigia, a me mi fa impazzire Sì, questo un colore. grigio dorato. Sì, no, Beh. poi dopo non si legge niente dentro, ma quello è un dettaglio, che serve leggere Sì, l'orologio in alla fine, effetti la no? leggibilità è Sì. Poi abbastanza. Oh, però beh, è così dal vivo, no? Un pochino meglio. altra famiglia vendutissima, ma stravista, è la Hydro Conquest, infatti io ho optato anche qui per un GMT, perché il GMT all'interno della famiglia Hydro Conquest è l'ultimo arrivato, sicché è giusto far vedere anche un pochino di novità. Il classico blu, bello. Sì. E poi laggiù vedo quello. No, poi ti passiamo Ah, alla famiglia Conquest, di cui metto un orologio che a causa del prezzo vende meno rispetto al solo tempo, però secondo me è un orologio qua proviamo bellissimo. al polso, Sì, prova polso, scusa, ci sono tutte le plastichette, a te tanto le plastichette ti piacciono, sicché ecco. Io mi farei tagliare la mano. oh. Bianco spara sempre nella camera, quindi eccolo qua. Panda. È il classico cronografo sportivo. Ora, come tutti i cronografi ultimamente, lo spessore è quello che è, perché. Però, eccolo qua. Questo qua potrebbe essere dato anche al polso da 21 dell'amico di prima, Sì, tutto bell'orologio. sommato. Guarda, lui voleva un Zin, giustamente. Simpatico, simpatico orologio. Eccolo qua. Così si vede meglio, dai, è inutile, quelle luci prima sparavano troppo, simpatico. Questo non è pulsante a vite, l'impermeabilità sarà 100 metri, sarà 100 metri, Sì, perché 100 di metri, solito sì, i 100 Conquest. metri, 100 metri con una vite. E poi Dulcis in fundo, l'orologio stravenduto. Oh, ecco, io una configurazione con questo Sì, nato qua infatti non l'ho l'ho mai presa provato. apposta perché il chicco di riso mi ha rotto le Ah. scatole, e allora ho optato Ma lo metti, come diceva per una Cicciolina. configurazione. Vedo che sai tutte, i dialoghi. Oh, però anche col nattino sta bene, però io, ragazzi, poi vado contro l'amico Giacomo che non lo venderà mai questo.
E uno lo piglia col bracciale a chicchi di riso, poi il nato ce la mette lui, no? Sì, è vero anche quello. Tra l'altro sto aspettando che mi rientrino, perché le abbiamo già vendute, le nuove versioni. Sai che hanno fatto una modifica sulla chiusura dei bracciali a chicco di riso? No. Praticamente, se guardate, è passato da 3.700 euro a 3.800 euro. Tanti mi chiedete il perché di questo aumento. È perché hanno modificato la cassetta sotto, e quella nuova praticamente ha la prolunga... col pulsantino, come abbiamo visto prima per il bracciale di Vulcan, fanno gli aggiornamenti, e io che posso fare? Ma è possibile, però hai risparmiato 100 euro. Ho capito, ma io voglio la chiusura. Ascolta, e poi una cosa mi è venuta in mente: sono uscite ultimamente le versioni delle Legendive, quella rossa, verde e antracite. Sì, le sto aspettando. Sì, ma noi quando siamo andati su a vederli, il verde e il rosso non erano quelli che sono usciti adesso, non vero? Sono quelli lì, perché l'hanno modificato, ce l'avevano anche detto che i colori non erano definitivi. E soprattutto, te hai mai visto l'altra colorazione, il silver? Non ce l'hanno fatta vedere, l'hanno tirata fuori così dal cilindro. Sì, hanno fatto queste cose, io devo dire la verità. Ma è logico, perché se ti fanno una presentazione a marzo e poi si arriva a ottobre, col fatto che... Non mi entusiasmano un granché quelle colorazioni lì, soprattutto su quella cassa. Ma quell'antracite è carino. Ma non l'ho visto. Meno non io, l'abbiamo visto. Provo a vederlo così. Vabbè, dai, Piero è finito, no? Meno male, non abbiamo più il supplizio della sua voce che ci penetra nelle... Come diceva, cicciolina, ci penetra nelle orecchie. Anche negli orecchi, lo dicevo. E con questo finale qua, con Piero che non resiste, che vieni qua, facciamo un salutino. Direi di sì, guarda. Serietà ci vuole. L'ho visto, sì. Va bene, dai. Allora, ragazzi, noi vi abbiamo fatto vedere tutti gli orologi che ci avete chiesto, più o meno, perché le domande erano tante e ne ho dovute tagliare, come immaginate. Come direbbe... Ormai Piero l'abbiamo perso, ragazzi, ci dispiace. E niente, io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua, e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi, che come sempre sono quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love!